come si chiama? Acido? Ialuronico. Ialuronico. Tra l'altro ho invertito i vostri nomi, per cui con queste parole troppo difficili mi hanno un po' mandato fuori giri. Lucy, cosa avete fatto nell'ultima partita voi, la vostra... Abbiamo vinto. Giuvenilia. E quindi adesso? E quindi adesso siamo blu. Blu cosa vuol dire? Perché prima eravamo rosse. Che significa, che tradotto per chi ascolta? Retrocediamo. Però siamo un punto da... Siete un punto sopra, quindi sì. Un punto sopra la salvezza. Andiamo molto fieri di questo. E l'allenatore cosa dice? Il mio amico Adam? Niente, ha detto che di solito dobbiamo migliorare e continuare a... Quello che dicono sempre gli allenatori. Sì, sì. Cioè... Giancarlo, scusa, dai il microfono a Giancarlo, perché potresti... Cioè, non ti ha fatto i complimenti, sì, capito? Sì, ma Giancarlo allena femminile da quando aveva 15 povero. Anni, perché è povero, esatto, povero. Infatti. Ma perché non hai mai allenato maschile? Una scelta, una condanna? Cioè, come la mettiamo? No, soffrire per soffrire, almeno soffri in mezzo delle belle ragazze, soffrire in mezzo non vale neanche la pena. E poi... Ai miei tempi chi allenava una squadra femminile era considerato un allenatore di serie B, e allora per questa ragione io ho voluto insistere. Hai voluto insistere. Anche perché considero, visti i numeri, che la pallavolo femminile sia quasi più femminile che maschile. Certo, assolutamente. Però la cosa è interessante. Comunque l'allenatore dice tante cose, tante non si possono neanche ripetere, ma comunque sì. Quasi sempre hanno ragione. Quasi sempre. Gli allenatori. Quasi, sì, quasi sempre. Fai ancora però corsi tu per allenatori, no? Sì, sì, continuiamo a fare sia io che... Paolo Camporese, che gestisce il corso allievo, io gestisco quello di primo grado, continuiamo a insistere, a provare a vedere se il livello della nostra pallavolo riesce a crescere. Com'è, a proposito, tu che lì, cioè sti allenatori, perché allora, l'altra volta abbiamo parlato di arbitri, questa volta parliamo di allenatori. Ah, e... sì, parliamo di allenatori. Tu, lo so, tu con gli arbitri sei arrabbiata, anche noi ci siamo arrabbiati. Cioè, scusa, avevo ragione, poi tu eri arrabbiato perché io ero già partita arrabbiata con gli arbitri, poi ci hanno fatti questi 5-6 errori. Tu parli dell'ultima partita, ma ce l'ha ancora con la sì, partita non, con Macerata lei, eh? Sì, gli errori ci sono stati, però sì. È passata ormai, dai, passata. No, il livello degli allenatori dovrebbe crescere, è che tante volte noi guardiamo più a quello che è il sistema di gioco piuttosto che far crescere i giovani dall'inizio, perché e per questo mi accusano di essere un allenatore di vecchia scuola, credo ancora che la tecnica sia la base della pallavolo. Oppure perlomeno è alla base per arrivare a un certo livello, perché se guardiamo a un certo livello, cioè in Serie A si gioca bene a pallavolo, perlomeno la percentuale è molto alta di un bel gioco, a livelli inferiori, specialmente con le ultime regole, con le ultime concessioni, noi non insegniamo praticamente nulla. Concessioni, mi è piaciuto questo termine, è molto preciso. Sì, concessioni, perché tra il problema che non è degli arbitri, ma di chi sostituisce gli arbitri avendo un numero così elevato di squadre, non, ne sa poco. E per la teoria che tutti dovrebbero giocare, è importante che nessuno abbandoni, però ci si trova a un certo punto a uno scoglio dove tu devi cominciare a praticare la pallavolo e dopo invece giocarla effettivamente. Quindi perdiamo 3 o 4 anni, anche di più, giochicchiando e poi dobbiamo obbligatoriamente giocare bene. Il problema più grosso è che non ci accorgiamo di questo. Il fatto che ad esempio la settimana scorsa c'è stato il torneo Campesan, permette a chi allena le giovanili di intuire dove si può arrivare. Invece noi ci accontentiamo di quello che vediamo il sabato e la domenica. A livello provinciale. Vinciamo il nostro campionato, ma bisogna capire qual è il livello del nostro campionato. Tra l'altro, Memorial Campesan, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, l'abbiamo presentato come era giusto che fosse in pompa magna. Grande successo, 24 squadre, 68 partite, c'erano più di 1000 persone domenica al Palaberta di Montegrotto, vicino alla Fidia, proprio per applaudire la finale tra Modena, Anderlini Modena e Bruel Bassano. Hanno vinto le bassanesi per 3-1, davvero un grande spettacolo, alcune individualità davvero di straordinaria qualità dal mio punto di vista, e comunque un grande spot per la pallavolo giovanile. Con i vostri prodotti, con i giovani, cioè sono più per i giovani, per quelli un po' più anziani, questo acido ialuronico? Diciamo che i prodotti FIDA sono un po' per tutte le età, perché oltre all'acido ialuronico per l'infiltrazione abbiamo anche l'acido ialuronico sotto forma di crema o di garze o di spray per usi dermatologici. Coprite un po' tutte le fasce di età. Copriamo tutte le fasce di età. E soprattutto, se mi è concesso, volevo fare una piccola puntualizzazione proprio su FIDA. Nel senso che io faccio questo mestiere da 33 anni e abito a Genova e sono venuto ad Abano in FIDA perché c'era dietro un progetto importante. Perché FIDA è un'azienda italiana e il connubio con Sassuolo è legato proprio al fatto di un'azienda italiana con una squadra
ricca di italiani, certo. Perché oggettivamente ci sono delle situazioni abbastanza imbarazzanti nel campionato italiano. Di calcio. Sì, di calcio. È un'azienda italiana, una multinazionale, perché abbiamo filiali in America, in Germania, in Spagna, in Kazakistan, oltre ad avere concessionari in tutto il mondo, ed è un'azienda che fa ricerca in Italia, che assume in Italia, un'azienda diciamo in controtendenza per quanto riguarda il panorama farmaceutico, perché stiamo assumendo e stiamo crescendo. Stiamo crescendo, ma soprattutto investiamo quasi il 20% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, proprio per continuare a poter dare ai nostri pazienti barra clienti il meglio della produzione, il meglio dei prodotti. Quindi che possono anche, essere anche i pallavolisti, no? Sì. Soprattutto i pallavolisti, forse, visto che ci caliamo in questo mondo. Vieni qualche volta, Davide, al Palasport? Sì, ci vengo, cerco di venirci. Quest'anno non sono ancora riuscito, devo far coincidere. Adesso le prossime partite sono interessanti, perché come dicevamo prima abbiamo sono le ultime tre partite in casa, sì. non ce ne sono poi tantissime, Sansepolcro, Latina e Verona se non sbaglio, sono quelle dove si può, come si dice, ma no, guarda Nicola, Marco, dove bisognerebbe portare a casa qualcosa, quindi l'invito al mondo Fidia è di esserci. Nicola, Molfetta, cominciamo a aprire una parentesi sulla partita di domenica, partita sabato sera, aereo, viaggio, insomma una trasferta un po' complicata, perché andare a Bari in aereo non è mai semplice, spesso e volentieri bisogna prenderne due. Molfetta, che è stata la prima squadra, o meglio, è stata la prima squadra in cui avete vinto, però è cambiata rispetto al giorno di andata. Sì, diciamo che come Piacenza poi può essere entrata un po' in difficoltà dopo averci incontrato, hanno perso la partita, c'è stata anche una grossa strigliata dell'allenatore, a quanto ne so, perché ho sentito che l'allenatore li ha ripresi, però dopo la partita e dopo è cambiata, hanno preso un opposto. Esatto, che gli ha dato molto equilibrio. All'esordio ha fatto tantissimi punti, infatti pensavo fosse un extraterrestre, ora sembra sia un po' normalizzato, speriamo si normalizzi molto per la partita contro di noi. Marco, tu ti alterni tra la prima squadra e la B2 spesso e volentieri, quindi dai una mano anche là. Sì, infatti questa domenica sono... Sei di servizio in B2? A Pordenone. Pordenone. Com'è la B2? Parliamo anche un po' di questi giovani, perché questa Chioene Padova, questo sì. Marchio, no? Che sempre fa parte della famiglia Tonazzo, che sta sponsorizzando il settore giovanile. Tra l'altro volevo fare questo flash, l'Under 14 ha passato la prima fase di Boy League, il campionato nazionale per gli Under 14, domenica battendo Modena e Trento qui al Palaspiller, quindi insomma, un buon inizio di campionato. Quindi B2 com'è quest'anno? Siamo una squadra molto giovane, dai... Tu sei giovane sia per la Superlega che per la B2. Diciamo, proviamo a far bene, dai. L'altro anno è andata bene dalla Serie C, abbiamo fatto la promozione. Quest'anno cerchiamo di salvarci almeno. È un Under 19, ancora a grandi linee, a parte te, il palleggiatore. Sì, siamo in 2, 95, gli altri sono tutti 96, arriva anche 99, quindi proviamo a far bene, dai. Provate a far bene. Stefania, che a reagire in società in questo inizio, anzi ormai anno di Superlega? Cos'è cambiato? Le abitudini? Gli obblighi che avete? Beh, forse a livello sportivo di organizzazione nulla, perché non è cambiato. La macchina è abbastanza rodata? Sì, la macchina è rodata. Ci sono molte incombenze, soprattutto riguardo al Palafabris, quindi biglietterie, quindi appunto gli store. Ci sono più incombenze... organizzative, però al di fuori dello sport che segue solo la squadra. E quindi ce n'è da fare, insomma. Ce n'è da fare, però sono anche cose molto carine. Volevo chiederti qualcosa, anche quando fate la scelta di materiali tecnici, perché adesso abbiamo visto le tazze, i berrettini, che sono i cuscini, poi c'è anche dell'altra roba. Ma la scelta comunque anche del materiale tecnico, abbiamo visto l'importanza di alcuni, no, di alcune sostanze diciamo, medicinali, ma anche l'importanza dei tessuti, della maglia, viene rivista ogni anno, ci sono degli standard, come funziona? Tu ti occupi di questa cosa? Sì, sì, la seguo totalmente io la maglia, lavorandoci tutta l'estate praticamente. E l'anno scorso abbiamo testato per Micasa, con la quale... più che uno sponsor tecnico, un fornitore, sono veramente degli amici, sì, ho un rapporto molto bello con loro, di collaborazione, spesso vado a Cairano San Marco dove loro ci sono. L'anno scorso abbiamo testato tre tipi di tessuti, avevamo tre tipi di maglie diverse, la bianca, la nera e la special edition che era la grigia, che poi abbiamo usato per la Coppa Italia, che abbiamo ci ha anche portato fortuna perché l'abbiamo vinta.
E da là abbiamo preso nuovi spunti per fare la maglia di quest'anno. Poi la grafica può essere a piacimento e si inventa, ovviamente tenendo presente dei centimetri che devono andare sul petto per Fidia, per Tecnogas, per Deutsch, per Tonazzo. Quindi le grafiche vengono un Ascolta, po' ma la taglia della studiate. maglia che ha Lucy è quella di Santi? No, la maglia di Santi è più piccola di No, quella, dai. ma perché Santi vuole le maglie attillate. Sì, Attillate. sì, sì. Scusa, ci mette 3 ore a fare i Ma tu le bicipiti. lavi le maglie di Santi a casa ogni tanto? No, no, non No, li chi posso le... rovinare, ho paura No, no. di Hai paura di lavarle. E lavarle? certo, dopo prendo la responsabilità. Mi sa che voi le lavate, no? Sì, la lavanderia. Le Altrimenti le lavavo un'altra, che lava e le faccio presto. profuma anche Sì. la E la tua maglia invece di gioco chi la lava? Io, Ah, è lì? rovinata. L'hai rovinata, è diventata più piccola ancora? L'hai messa a Sì, 60 gradi? no, no, una scritta, però non diciamo meglio. Rovinare le No, io, la lavatrice, non è maglie. colpa Hai mia. messo troppi gradi. Nicola, Molfetta lo abbiamo detto, poi Sansepolcro che però ha cambiato marcia, volevo così, da quando, ahimè, perché è un nostro amico caro, vero, Paolo Montagnani, è stato esonerato e al suo posto è arrivato Fausto Polidori. Solo merito dell'allenatore che ha fatto un cambio tattico mettendo da parte, mi pare, Barotti e inserendo Maric al posto, oppure magari sono stati un po' fortunati a trovare un paio di squadre in questo momento che... Ma entrare nel merito dell'esonero di un allenatore non mi pare il caso, nel No, a senso, me in specie dispiace il mio perché Paolo è un collega, amico, no? per cui vedere che la squadra va meglio adesso che non c'è più lui, Chiaro. personalmente mi dispiace, ecco. Si innescano dei meccanismi psicologici che sono fuori controllo, sicuramente. Diciamo che se mai avessero avuto dei risultati così a breve termine, non è dipeso dal nuovo allenatore, o perlomeno magari i giocatori erano più tranquilli, non lo so, non conosco la situazione, non so neanche perché abbiano deciso di esonerarlo, però ne prendo atto del fatto che stia andando meglio la squadra. In un anno poi, dove, appunto in un anno, in un campionato, in una disciplina ormai dove non ci sono più, non ci saranno più le retrocessioni, fa abbastanza notizia, no? Sì, certo. Tutto sommato, Sì. voglio dire, si Una poteva decisione anche... un po' strana, però non entro in Paolo, come l'avrà merito. presa Stefania? Malissimo. Per quello che conosciamo noi. Malissimo. Però non l'abbiamo... Io non l'ho Io l'ho sentito, sentito via insomma. messaggio e il tono dei messaggi non era... Approfitto, apro una parentesi ovviamente di 30 secondi, ma una cosa che mi sta particolarmente a cuore, lo volevo salutare tutti, con tutto lo studio, Stefano Gozzo, un giocatore chiaramente della Tonazzo, l'abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, a cui ieri purtroppo è mancato il padre, quindi domani mattina ci saranno i funerali appunto del papà di Stefano. Volevo ricordarlo perché è stato un amico e ho avuto la fortuna di condividere con lui tante partite di settore giovanile in cui i nostri figli giocavano assieme. Quindi un saluto particolare, un applauso a Stefano. Un momento particolare. Bene, Giancarlo, Campesano, hai visto qualche partita, mi dicevi? Sì, ho visto qualche partita, mi sembrava il livello leggermente inferiore a quello dell'anno scorso perché aumentando anche il numero di squadre molto probabilmente si diluisce un po' il livello tecnico, però è sicuramente un torneo di alto livello che serve molto più di molti aggiornamenti che vengono fatti per capire dove si può arrivare. Poi ricorda Gianni e Doriana che ho conosciuto, che mi sono stati vicini quando abbiamo giocato. Anche in A2. Anche nei due, sì, per cui per me ha anche un valore. E sarebbe Assolutamente. molto bello vedere una squadra di Padova che lo ricorda vincendo, se possibile. Ma ci è andato vicino Sì, il Mole Prodi, che è arrivato è arrivato terzo, terzo, è sì. davvero, davvero, davvero molto bravo. Tra l'altro, una delle critiche, qui coinvolgo, guardo i due allenatori soprattutto, che ho sentito, no? Frequentando sabato e domenica le palestre, le tante palestre dove si è giocato il Campesan. Era che qualcuno diceva, ma perché non vediamo gli allenatori, specialmente quelli giovani? Io ho visto Giancarlo, che tanto giovane non è più neanche lui, andarsi a vedere le partite. Però c'erano pochi allenatori giovani che, dal mio punto di vista, avevano una straordinaria possibilità di andare a imparare, che invece magari con un filo di supponenza non sono andati. Sì, non so se sia supponenza, noi a chi frequenta i corsi abbiamo sempre consigliato di vedere questo tipo di attività, perché è inutile, tra parentesi, vedere una partita di Serie A e non sapere se alleno la Under 13 piuttosto che la 16, qual è il livello che sta, dove si può arrivare con le proprie squadre. Questo resta il problema. Io alleno, ma non so quanto posso richiedere o chiedere ai miei atleti o alle mie atlete. Quindi è sicuro, non so se...
non so chi abbia controllato quanti giovani allenatori ci fossero o meno, perché c'era tantissima gente, quindi io spero ci fossero mimetizzati, nascosti, ma c'erano sicuramente. Nicola, alle vostre, ai vostri allenamenti capita che arrivi ogni tanto qualche allenatore giovane o meno giovane, non voglio adesso fare discriminazioni. Penso che per i corsi di secondo grado ci sia l'obbligo di presenza per alcuni di loro e di segnare cosa si fa all'allenamento e poi di far apporre la firma da Valerio, io non firmo nulla. Per il resto poi sì, capita sia qualche tifoso affezionato, però allenatori ne ho visti pochi. Ecco, questo il mio allenatore mi sa che andava a vedermi l'anno scorso. Il tuo allenatore? Sì, mi sa di sì. Beh, ma è una bella opportunità, credo, no? È gratis, come si dice, tutto sommato. Sì, certo. È importante, anche noi come giocatrici venivamo chiamate a vedere la Serie A, tipo... Ma certo, spezzo una lancia a favore anche dicendo che comunque svolgiamo gli allenamenti in orario lavorativo, può essere che queste persone comunque lavorino, certo, quindi non hanno la possibilità di venire, no? Sì, sì, assolutamente. No, questo ci può stare, però credo che sempre siano sì delle belle, ripeto, delle belle occasioni che forse andrebbero colte un po' di più. Comunque un Campesan, come dicevo, di altissimo livello, grande, veramente grande partecipazione di pubblico, ottima organizzazione, 12 palestre, insomma, tra l'altro Adriano Bilato, consigliere nazionale FIPAV, si è sbilanciato, ha detto che ci potrebbero essere proprio nel bacino termale durante il periodo estivo, da giugno a luglio, un paio di appuntamenti importanti sia a livello maschile che a livello femminile. Si parla anche di un possibile arrivo della nazionale femminile a Padova, quindi si sta lavorando sempre di più a livello di comitato FIPAV per allargare la base. A proposito, vi anticipo una cosa, perché mercoledì prossimo, cara Lucy, ci devi essere, a proposito di nazionale femminile, avremo il libero della nazionale italiana qui da noi, Mochi di Gennaro, assieme a Valentina Fiorini, due colonne dell'Imoco di Conegliano, quindi una puntata importante proprio per così parlare con quella che è stata premiata il migliore libero degli ultimi mondiali di pallavolo, Mochi di Gennaro. Ci sono piaciuti gli ultimi mondiali, Giancarlo? Tu che sei esperto di pallavolo femminile? Sì, abbastanza, sì. 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 Puntavamo a fare qualcosa di più, molto probabilmente, però sono andati abbastanza bene, direi. Posso chiedere alla tua dirigente Marina Sarto come funziona Giancarlo Bisaglia? Tu che sei il leader massimo dell'Unione di Gonza, che tra l'altro Stefania, sì. Scusa, faccio dire a Stefania, sarà special guest nella prossima partita. Special guest, ricordiamo cos'è. Sì, società per chi... ospite nostra al Palasport, e saranno per un massimo di 200 persone quest'anno. Sì, l'anno scorso, non so se vi ricordate, noi abbiamo portato sì. 240 persone, sì, per sì, quello sì, che quest'anno sì, hanno, sì, messo sì. Limite. Hanno messo il limite. No, abbiamo dei paletti di Superlega anche in questo. Anno, sì, 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 dobbiamo un attimo. Beh, 200 sono tanti, comunque. Sì, 200 sono tanti. Noi portiamo tutti quelli che hanno interesse a venire, che sono stimolati, che stimoleremo ancora in settimana, perché secondo me è un'iniziativa molto interessante, sia per le atlete che per i genitori, che anche per gli affezionati, per quelli che si vogliono così interessare allo sport, alla pallavolo. Ecco. Quindi l'invito è il più ampio possibile, speriamo di portare. Se non sbaglio è l'ultima domenica di carnevale? Sì, sì. È l'ultima domenica di carnevale. Ci sarà anche la possibilità di fare un po' di festa dentro al Palasport. Sì, no? Per quello sì. Sì. Dicevo alla Stefania che può essere che, siccome è in coincidenza con i punti, che i genitori magari sfruttano in altro modo, magari qualcosa... Le scuole chiudono. Ecco, le scuole chiudono. Noi cerchiamo di invitare più persone possibili, però insomma può essere che ci siano anche altri... Vabbè, chiedo a Lucy se si veste da... Ti vesti in maschera quest'anno? Cosa? No, da cosa? Non lo so, in maschera. No, credo no. No? Ma... Tu? No, io no, io sono in maschera per conto l'ultima mio. L'ultima volta che ti sei mascherato cosa è stato? No, non lo so, ti chiedo... In Argentina c'è carnevale? Funziona come da noi? È nello stesso periodo? Non lo so. Ma no, come non lo sai? Secondo me, sì, però d'estate. Cioè, questo è stranissimo. Tutti i nostri travestimenti, sì? Si dice così? Sì. Cioè siamo sempre con, cioè, le leggeri, come dirlo? Sì, leggeri. Mi fa strano. Mezzi perché nudi. Qua in sì, bravo. Mezzi nudi. Mentre da noi siamo perché bardati. Perché da noi fanno 40 gradi, quindi è bello, poi fai anche bella figura, no? Invece qua, cioè, vuoi travestirti, devi mettere mille cose, soffri un freddo. Devi vestirti da Spider-Man qui. No, cioè, devi coprirti tutto, poi devi mettere il giubbotto sopra, è una cosa stranissima. È triste? Non so. Potremmo spostare il carnevale. Sì, a... dai, io propongo quello. A Ferragosto. No, la differenza, no? Tipo, da noi il carnevale è d'estate, quindi è completamente diverso, acqua, invece qua
Fa un freddo, dicono che domani nevica. No, non nevica, no, non nevica. Nicola, come, a che punto è la preparazione sulla squadra? Io so che la preparazione anche atletica con il grande Davide Grigoletto ha delle fasi, no? Durante l'anno. Quindi adesso cosa siete? Carico, scarico, mantenimento? Com'è la situazione? A grandi linee. Sì, diciamo che i ragazzi hanno caricato qualche tempo fa che c'è stato un periodo di pausa e adesso dovrebbero scaricare un po', anche se punta ai risultati, perciò non è il momento di caricare in palestra pesi e di rallentarli. Poi ci sarà un altro momento in cui ci sarà una pausa e saranno di nuovo presenti in palestra. Non voglio dare grosse anticipazioni agli atleti perché hanno il programma settimanalmente. Perché scappano, esatto, ci danno malati. Esatto. Però per adesso insomma sono in scarico. Stanno mantenendo, diciamo. È importante. Ascolta, ti aspettavi questa classifica fino a questo momento? Modena avanti, insomma, era quello che ti aspettavi poi all'inizio del campionato? Ci sono delle sorprese dal tuo punto di vista, sia in alto che in basso? Anche se era immaginabile, c'era un po' di curiosità, perché sapevo dai nomi e dalle squadre che c'erano che il campionato poteva essere a due velocità, così lo è stato. In realtà noi abbiamo avuto la possibilità di disputare le prime quattro gare contro le squadre più importanti e poi abbiamo un campionato che potrebbe essere accessibile. Abbiamo la fortuna non solo di gestire ma di allenare una squadra, secondo me è importante, perché ad alto livello può capitare di gestire degli atleti già formati che siano poco allenabili. Noi abbiamo la possibilità di vedere gli atleti crescere in palestra e adesso speriamo che arrivino questi risultati tanto sperati. Anche il pubblico è freme, no? Il pubblico è presente e ha sofferto, cioè soffre con noi, però è sempre presente. Questo è bello, perché tempo fa mi è capitato di vedere la palestra vuota con risultati negativi e così via. Quest'anno regge il pubblico, infatti. Come siamo a media, Stefania? Direi bene. Alta, no? Alta. Tu sì, che hai sì, sott'occhio sì, anche sì, il numero delle presenze. Sì, al di sopra delle nostre aspettative, però c'è un gran lavoro dietro, certo, che stiamo facendo sempre tutti, ogni e che domenica. Pochi conoscono. Sì, sì, ma è giusto così, è il nostro lavoro. Cioè non... Di grande promozione. Sì, sì, sì. Sul territorio, assolutamente. Cioè questa è una delle iniziative, però ce ne sono molte altre. Per esempio quella domenica ci sarà il Trucca Bimbi, tutti i bambini che saranno presenti al Kinder Corner avranno le due animatrici che truccheranno tutte le facce dei bambini. Bene, ci fermiamo qua per la seconda parte, nella terza parleremo ancora di Fide ma soprattutto anche di Vigonza e capiremo anche, abbiamo parlato con Giancarlo fino adesso, di allenatori, ma parleremo anche della vostra importante società. A tra poco.